Ma Prodi rappresenta un punto di riferimento, diciamo, per tutti coloro che intendono costruire un centro-sinistra capace di guardare al futuro. Io penso che siamo in una stagione nuova, abbiamo bisogno di osservare con attenzione alla crisi della società italiana e di mettere in campo un centro-sinistra nuovo, appunto un nuovo ulivo che sia capace di non impiccarsi all'albero delle ideologie, ma di essere in grado di convocare tutte le culture più avanzate, la cultura delle donne, l'ecologismo, per mettere in campo un programma di alternativa. E dentro c'è anche il terzo polo o no? Ma il punto è che il terzo polo lavora per una prospettiva, mi pare, differente rispetto al centro-sinistra, ma noi dobbiamo aprire un cantiere largo e chiedere a tutti coloro che intendono difendere gli individui, le famiglie, i lavoratori, le lavoratrici dalla barbarie di chi ha pensato di affrontare la crisi devastando il welfare. Per Bersani, sì, da questa crisi si esce col governo tecnico, per lei bisogna, se non erro, andare al voto. Già non andate d'accordo? No, andiamo molto d'accordo sull'idea che ci vuole un'alternativa, diciamo, a quello che è uno scandalo istituzionale come il governo Berlusconi, un governo la cui maggioranza si fonda sul mercimonio, sulla compravendita di voti parlamentari. Quindi su questo siamo molto d'accordo. Lui pensa che si possa guadagnare un'esperienza di governo tecnico per raggiungere le elezioni anticipate. Io penso che le elezioni anticipate siano una necessità immediata, che il Paese ha bisogno subito di respirare, di aria pulita. L'aria è veramente sporca. Io, il giorno in cui ho ricevuto il voto di sfiducia dal Parlamento, che è sacro, sono andato a casa. Ho smesso di fare politica, non smetto di pensare, ma non ritorno in politica, va bene?